Nel corso della storia è successo e succede che la frustrazione politica, economica e sociale cerchi riscatto nel recupero dell'identità religiosa e che questo recupero a volte si trasformi in integralismo ed estremismo religioso. Per esempio nel vicino e Medio Oriente, dopo la disgregazione dell'impero ottomano, la spartizione da parte delle grandi potenze, le guerre e tutto il resto, sono nate delle formazioni, dei gruppi islamici estremisti, a volte delle teocrazie. Infatti tutti distinguo un fenomeno analogo è successo anche qui nella più splendida delle capitali del Rinascimento italiano, a Firenze, verso la fine del 400. Molti fiorentini si sentono schiacciati dal potere di una sola famiglia, i Medici. Sono preoccupati per la presenza alle loro porte di eserciti stranieri e decidono di affidarsi ad un frate domenicano che però stringerà la città in una morsa integralista, vietati i profumi, vietati i gioielli, vietati i vestiti troppo eleganti, vietati gli strumenti musicali, vietati tutti i libri e tutte le opere d'arte che lui considera profane. Tutti questi oggetti proibiti finiranno in un grande rogo, il falò delle vanità, ma un giorno sul rogo ci finirà anche lui. L'avventura politica di Girolamo Savonarola si chiude esattamente in questo punto, il 23 maggio 1498. L'avventura politica di Savonarola si chiude in Piazza della Signoria, ma comincia qui, nel convento di San Marco. È proprio da qui che lui inizia la sua ascesa politica, che in pochi anni lo porterà a diventare l'uomo più influente della Repubblica Fiorentina, il profeta a cui i cittadini di Firenze affideranno i loro destini. A quel tempo il frate godeva di così tanta stima e devozione a Firenze che c'erano molti uomini e donne che se gli avessero detto di entrare nel fuoco per lui, l'avrebbero fatto. Savonarola arriva qui a San Marco nel 1490, chiamato da Lorenzo il Magnifico che vuol fare di questo convento un centro culturale e spirituale. Ha 38 anni, è di Ferrara, i ritratti ce lo dipingono come un uomo austero ed è già molto famoso. È famoso perché nelle sue prediche difende gli umili dai soprusi dei potenti, perché denuncia la corruzione della politica. A queste tensioni libertarie si accompagna un'intransigenza morale molto severa, se la prende con i peccatori anche in modo plateale, rovescia i tavoli dei giocatori d'azzardo, condanna ogni forma d'espressione artistica non allineata con la sua visione. Il suo bersaglio principale però è la Chiesa di Roma, corrotta, traditrice dei principi evangelici. Nulla di buono c'è nella Chiesa. Dalla pianta del piede fino alla sommità non c'è salvezza. Ma Savonarola non è solo un frate predicatore, è molto di più, è un visionario, un profeta. Forse ispirato dall'atmosfera sublime creata in questo convento dalle opere di Beato Angelico, un altro domenicano come lui, lancia le sue profezie alla città di Firenze e sono profezie apocalittiche. Sta per arrivare la fine del mondo, il castigo di Dio per punire i peccati dell'Italia, per purificare la Chiesa. O Italia, per i tuoi peccati ti colpiranno molti flagelli. O Firenze, per i tuoi peccati sarai colpita da molti flagelli. O uomini di chiesa, questa tempesta arriva per il male che fate. Un segno premonitore che sembra confermare le tempeste e i flagelli divini annunciati da Savonarola arriva il 5 aprile 1492. Lorenzo de' Medici è in fin di vita e un fulmine si abbatte sulla lanterna della cupola del Duomo.
Tre giorni dopo il Magnifico muore, lasciando la città a suo figlio Piero. Quel fulmine per Savonarola è l'annuncio di grandi cambiamenti, l'annuncio della spada di Dio che, come dice l'Apocalisse, sta per abbattersi sulla terra. Ecco la spada del Signore che si abbatte sulla terra, presto e rapidamente. Partendo dalla sua base qui nel convento di San Marco, ogni mattina Savonarola va in molte chiese di Firenze insistendo con il suo messaggio: la fine del mondo è vicina. E come dicono alcuni testimoni, la gente incomincia anche a spaventarsi. Frate Girolamo ogni mattina ricorda a tutti che saremo colpiti dal flagello di Dio. Ha detto che Dio ha dato la sentenza e che ormai non c'è più riparo. Poi in una delle sue prediche aggiunge un altro dettaglio profetico. Dalle Alpi sta per scendere un condottiero, sarà lui lo strumento di cui Dio si servirà per il rinnovamento dell'Italia e della Chiesa. E poi dissi, sempre illuminato da Dio, che avrebbe passato i monti, uno simile a Ciro. Di fronte a un pubblico che conosce bene la Bibbia, il riferimento che fa Savonarola è molto preciso. Ciro è il fondatore dell'impero persiano e la Bibbia ne parla come di un uomo giusto. È lui il re che libera gli ebrei dalla cattività babilonese. Il nuovo Ciro ha un nome preciso, è Carlo VIII, re di Francia, che si prepara ad invadere l'Italia. Nella visione di Savonarola sarà lui il liberatore, il fondatore di un nuovo ordine. 1491. Il re di Francia, Carlo VIII, rivendica il possesso del regno di Napoli, un diritto ereditario che gli arriverebbe dalla nonna paterna, Maria d'Angiò. Tre anni dopo, spinto dal suo alleato Ludovico il Moro, duca di Milano, e dalla morte del re Ferrante di Napoli, passa all'azione. 1494. Carlo VIII si dirige verso l'Italia. Il suo esercito è composto da una cavalleria di circa 15.000 uomini, una forza enorme per gli standard dell'epoca. Nel mese di ottobre, Carlo e il suo esercito raggiungono la Toscana. La prima cittadina che incontrano è Fivizzano. I soldati francesi la saccheggiano e molti degli abitanti vengono uccisi. Le notizie dei saccheggi e delle stragi spaventano i fiorentini. 26 ottobre. Senza avere un incarico ufficiale e all'insaputa delle istituzioni fiorentine, Piero de' Medici, figlio del Magnifico, detto anche Piero il Fatuo o Piero lo Sfortunato, va da re di Francia per negoziare. Più che una negoziazione, è una resa. Senza consultare nessuno, Piero cede le rocche e le cittadine di Sarzana, Sarzanello e Pietrasanta. Il porto di Pisa è quello di Livorno. In pratica, gli apre la strada per Firenze. Ma la signoria non riconosce come valide le sue decisioni. Così, pochi giorni dopo, quando Piero torna a Firenze, viene cacciato da una rivolta popolare. A Firenze viene proclamata la Repubblica. Mentre a Firenze arrivano notizie dell'avanzata di Carlo VIII, seguendo le tracce di Savonarola siamo venuti nella cattedrale di Santa Maria del Fiore, perché qui Savonarola, di fronte a una cittadinanza intimorita e disorientata, tiene una delle sue prediche più terrificanti. Le fonti ci dicono che tra la gente, atterriti dall'aggressività delle parole del frate, ci sono anche Michelangelo Buonarroti e Pico della Mirandola. Savonarola non si tira indietro, anzi cavalca l'onda della paura e cita direttamente le parole della Bibbia: il diluvio sta per abbattersi su Firenze. Ecco, io rovescerò le acque del diluvio sulla terra. E il diluvio arriva per davvero. In autunno Carlo VIII entra a Firenze con il suo esercito. I soldati si sparpagliano nelle case e nei palazzi. E i fiorentini non capiscono bene le sue intenzioni. Cosa vuol fare il re? Vuole occupare Firenze? La vuole annettere alla Francia? Vuole saccheggiarla? Bisogna mandare qualcuno a trattare con lui. Sì, ma chi mandare? Era opinione comune a Firenze e in tutta Italia che detto frate Girolamo fosse profeta e di santa vita. Si decise che il famoso nostro predicatore andasse dal re. E così frate Girolamo,
che aveva scelto il misticismo, l'ascesi, la vita in convento, la solitudine, il disprezzo per le cose del mondo, si trova al centro della politica e della diplomazia internazionale. Incontra il re, gli rivela la missione che Dio gli ha affidato e lo convince. Carlo VIII, in cambio di soldi e di soldati, se ne andrà da Firenze e c'è di più, stringe con la città un'alleanza che durerà 2 anni. Per Savonarola è una grande vittoria personale e torna qui, nella cattedrale, per darne l'annuncio. Lui è stato ispirato da Dio, lui è il nuovo Noè che ha salvato i fiorentini dal diluvio. Ma questo successo non gli basta, bisogna rimettere in piedi la Repubblica Fiorentina, che deve essere un esempio di virtù morali e politiche, il punto di partenza per rinnovare in profondità tutta l'Italia e tutta la Chiesa. Io vi annuncio questa buona notizia. Firenze sarà più gloriosa, più ricca e potente che mai. Sarai tu, Firenze, a riformare l'Italia intera. E qui comincerà il rinnovamento che si spanderà ovunque. Questo è il cortile di Palazzo Vecchio ed è in questo palazzo che i fiorentini devono dar vita ai nuovi ordinamenti repubblicani. Ufficialmente Savonarola non può rivestire cariche pubbliche perché è un ecclesiastico e perché non è di Firenze, ma ufficiosamente si ritaglia il ruolo di ispiratore, di suggeritore dietro le quinte e lo fa usando la sua arma migliore, la predica. Dovendo tu, popolo fiorentino, formare un nuovo governo, ti convocai, escluse le donne. Ti proposi 4 cose da fare: temere Dio, amare il bene comune, fare una pace generale e riformare la nuova Costituzione. Fra queste 4 proposte di Savonarola sono interessanti le ultime 2, le più politiche. Fare una pace generale, cioè un'amnistia per i seguaci dei Medici. Lo scopo è evitare regolamenti di conti e spargimenti di sangue. E poi c'è riformare la Costituzione, che Savonarola vuole più aperta alla volontà popolare. I suoi suggerimenti vengono accolti, la nuova Costituzione viene approvata e lui ringrazia Dio e i fiorentini che lo hanno seguito. Voi avete pregato e agito seguendo i miei consigli. E le preghiere dei buoni sono state ascoltate. Dal cortile siamo saliti nel Salone dei 500 e da qui il colpo d'occhio è davvero spettacolare. Gli affreschi e le decorazioni sono successivi a Savonarola, ma il progetto originale lo si deve a lui, quando affida a Simone del Pollaiolo, detto il Cronaca, il compito di disegnare una sede solenne per il Consiglio della Nuova Repubblica. Il programma politico di Savonarola include dei provvedimenti molto sensati e in qualche modo laici, come l'abolizione dell'usura, la riduzione delle tasse ai poveri, ma ha in mente un disegno molto più vasto e ambizioso, una vera e propria teocrazia. Firenze ha una missione divina, deve diventare la nuova Gerusalemme, il faro, il punto di riferimento a cui guardare per dare inizio alla purificazione del mondo. Firenze deve avere un ordine morale, come si conviene ad una cristiana e religiosa repubblica. Per ottenere la sua religiosa repubblica, come la chiama, Savonarola scatena una crociata, organizza delle squadre di ragazzi che battono la città e prendono di mira i giocatori d'azzardo, gli ubriachi nelle taverne, gli omosessuali, i bestemmiatori, anche le donne che hanno dei vestiti, secondo lui, troppo audaci o delle pettinature troppo elaborate. Insomma, su Firenze cala un regime penitenziale, punitivo e opprimente. Non si giocava più in pubblico, solo nelle case, ma con timore. Le taverne erano serrate, la sodomia era spenta. La maggior parte delle donne aveva abbandonato gli abiti provocanti e lascivi e anche i ragazzi ogni comportamento immorale.
Ogni forma di bellezza, di leggerezza, di gioia di vivere viene mortificata se non eliminata. Ed è in questo spirito che nasce l'evento che è rimasto nella memoria come il simbolo dell'attività di Savonarola, il falò delle vanità. Qui sotto, in Piazza della Signoria, vengono ammassati vestiti, gioielli, profumi, ma soprattutto libri, strumenti musicali, dipinti, sculture. Alla fine si forma una catasta alta una ventina di metri che arriva oltre i tetti di quelle case a cui viene dato fuoco. Tra il pubblico che assiste al grande rogo c'è anche Sandro Botticelli, che vede bruciare alcuni suoi capolavori giovanili, dipinti che raccontavano la sensualità dei miti classici. Brucia tutto quello che non è in linea col pensiero totalitario di Savonarola. Il falò delle vanità è un momento chiave per capire la vicenda di Savonarola, perché molti fiorentini continuano a seguirlo ciecamente, altri invece non tollerano più questa barbarie e decidono di agire con più energia contro l'integralismo del frate. A Firenze le divisioni diventano più profonde. La maggioranza della Repubblica Fiorentina è nelle mani dei seguaci di Girolamo Savonarola, chiamati piagnoni o frateschi. Contro di loro ci sono diverse fazioni. La più importante è la fazione oligarchica degli arrabbiati. Gli arrabbiati sono mercanti e nobili, sono fedeli al Papa, hanno grandi interessi economici a Roma, hanno paura che l'atteggiamento antipapale di Savonarola rovini i loro affari. Poi ci sono i Palleschi, sono il partito dei Medici. Si chiamano così perché sullo stemma della famiglia Medici ci sono sei palle. I Palleschi vogliono riportare al potere Piero de' Medici, che si trova in esilio a Siena. C'è anche un altro gruppo di oppositori che non hanno l'obiettivo politico di prendere il potere. Vogliono solo essere liberi di divertirsi. Si chiamano i compagnacci, gruppi di giovani turbolenti che non sopportano lo stile di vita imposto da Savonarola. Organizzano cene segrete con musica e vino, progettano di assassinare il frate. E, anche se sono pochi, un centinaio circa, sono molto attivi. L'alleato più importante che hanno i nemici di Savonarola è il Papa, attaccato nelle prediche, accusato di ogni crimine. Per anni è rimasto in attesa. Ma quando sente che la misura è colma, Rodrigo Borgia, Papa Alessandro VI, decide di agire. Rodrigo Borgia, Papa Alessandro VI, è il nemico giurato, l'antagonista di Savonarola, e lo è in tutti i sensi, a cominciare dalla visione che i due hanno del ruolo della Chiesa. Per Savonarola la Chiesa deve essere pura, inflessibile, rigorosa. Rodrigo Borgia invece incarna esattamente l'opposto, a cominciare dal modo in cui è diventato Papa, comprando platealmente i voti dei cardinali. A Innocenzio succedette Rodrigo Borgia, di patria valenziano, antico cardinale, assunto al pontificato perché, con esempio nuovo in quell'età, comperò palesemente molti voti di cardinali. Dopo aver raccontato la sua elezione a pontefice, Guicciardini fa un ritratto grandioso di Papa Borgia. Inizia elencando le sue virtù, dice che era di consiglio eccellente, cioè lucido nelle decisioni, che era un bravissimo negoziatore, che era un uomo solerte, sagace, instancabile, che era di grande sollecitudine nelle faccende gravi, dunque che era capace di agire sotto pressione nelle emergenze. Ma dopo l'elenco delle virtù passa all'elenco dei vizi, che è molto più lungo. Erano queste virtù avanzate di grande intervallo dai vizi. Costumi oscenissimi, non sincerità, non vergogna, non verità, non fede, non religione, avarizia insaziabile, ambizione immoderata, crudeltà più che barbara e ardentissima cupidità di esaltare in qualunque modo i figlioli, i quali erano molti. Il Papa cerca in tutti i modi di liberarsi del frate ribelle. Prima prova ad allontanarlo da Firenze e a spedirlo
a Lucca, poi lo sospende dalle sue funzioni religiose, ma ogni provvedimento viene revocato perché i fiorentini difendono il loro profeta, fino a quando arriva una notizia che cambia le carte in tavola. Il Papa e Carlo VIII, re di Francia, firmano la pace, la credibilità di Savonarola vacilla, il nuovo Ciro, il liberatore, non arriverà più. A questo punto il Papa si sente libero di affondare il colpo e ordina a Savonarola di smetterla con le prediche, oppure verrà scomunicato. Ancora una volta però Savonarola disobbedisce e proprio durante una predica dichiara di non aver paura delle persecuzioni. Non vi stupite delle persecuzioni, non vi smarrite voi buoni, perché questo è il destino dei profeti. Questo è il destino e il nostro premio in questo mondo. Savonarola, ormai scomunicato, chiede comunque ai fiorentini di continuare a credere in lui. Dice che loro sono come gli israeliti, lui è il loro Mosè, il Papa invece è il faraone ed è un dovere disobbedirgli se ha torto. Poi si lancia in una nuova profezia: presto Roma sarà distrutta dalla collera di Dio. Dico a te, Roma, che tutta sarai distrutta. Le tue rocche saranno come mucchi di pietre. Le terre coltivate diventeranno foreste e le tue chiese saranno trasformate in stalle per cavalli. C'è chi sostiene che il sacco di Roma dei Lanzichenecchi sia il compimento di quella profezia. Intanto, per convincere i fiorentini della sua buona fede, Savonarola va in giro per le strade e chiede a Dio di aiutarlo a dimostrare che la scomunica non è valida. Se fosse valida, dice, io dovrei essere fulminato all'istante, cosa che ovviamente non succede. E tra i fiorentini che assistono a questa scena teatrale c'è anche Machiavelli, che giudica il predicatore bugiardo e opportunista. A stringere il cerchio ci pensa il Papa, che cambia tattica, vuole isolare Savonarola e allora non se la piglia più soltanto con lui, ma se la piglia con la città intera. Manda un ultimatum a Firenze: se Firenze non fermerà Savonarola, lui lancerà un interdetto sulla città e soprattutto confischerà i beni di tutti i mercanti fiorentini a Roma. È un costo che Firenze non può sopportare e allora la signoria approva il provvedimento. Savonarola non potrà più predicare. Prima che il provvedimento entri in vigore, gli viene concessa un'ultima predica, il 18 marzo 1498. Sono riusciti a impedirmi la predicazione, la stessa predicazione che è stata la salvezza di questa città. La scomunica del Papa e il veto della signoria indeboliscono Savonarola e rafforzano i suoi nemici. I muri della città si riempiono di scritte offensive, bugiardo, eretico, falso profeta. Tra gli avversari più agguerriti di Savonarola e dei Domenicani, anche per una questione di rivalità tra ordini, ci sono i francescani. Ed è un francescano, un tale Francesco di Puglia, che sfida Savonarola alla prova del fuoco, che consiste nell'attraversare un corridoio di fiamme. Se uno è innocente, Dio lo lascerà passare indenne, se invece è colpevole, brucerà. Savonarola accetta la sfida, non vuole lasciar cadere la provocazione. L'esperimento del fuoco l'ho accettato per non perdere la reputazione. Partecipavamo alla prova solo per il dovere di rispondere a una provocazione. Un giorno di primavera, Piazza della Signoria si riempie fino all'inverosimile. Tutta la città vuole assistere alla prova del fuoco, ma subito ci sono delle sorprese e delle delusioni. Prima di tutto si viene a sapere che non sarà Savonarola ad affrontare le fiamme, ma un suo seguace, Domenico Bonvicini, che si è offerto volontario. E poi ci sono le discussioni tra francescani e domenicani. Tra una polemica e un litigio il tempo passa e alla fine ci pensa la pioggia a dirimere la questione. La prova viene annullata. Ma sgomberare la piazza non è facile, gli animi si sono scaldati, scoppiano le prime risse tra i sostenitori e i nemici di Savonarola. La violenza si allarga a tutta la città, le risse diventano veri e propri combattimenti, ci sono morti e feriti.
Savonarola corre a rifugiarsi nel convento di San Marco, ma la città che lui aveva salvato ai tempi del re di Francia Carlo VIII e che tutto sommato, nonostante la sua severità, aveva liberato dal dominio assoluto dei Medici, ormai gli ha voltato le spalle. Il convento viene preso d'assalto, lui cerca di resistere, barricato con 30 fedelissimi, ma alla fine si arrende. Savonarola e i suoi due seguaci più fedeli, Domenico Buonvicini e Silvestro Maruffi, vengono arrestati, portati qui dentro Palazzo Vecchio e rinchiusi in celle molto anguste e fredde nella Torre di Arnolfo. A Firenze arrivano anche due commissari pontifici che dovranno affiancare durante l'interrogatorio gli inquisitori fiorentini. Savonarola è accusato di un duplice reato, lesa maestà umana e divina, cioè crimini contro lo Stato e contro la fede. Viene subito interrogato e torturato perché la gravità del suo crimine consente di applicare la tortura senza limiti. Gli hanno fatto dare 4 strappate di corda, come era giusto fare di fronte alla scelleratezza di questi eretici e alla gravità dei loro crimini contro lo Stato. Alla fine, dopo giorni di supplizio, Savonarola cede, chiede carta e penna e scrive la sua confessione. Confessa di aver finto la rivelazione divina, di aver ingannato i tanti che credevano in lui e di averlo fatto solo per la gloria e per il potere. A furia di predicare, mi inebriai delle mie parole e le rendevo verosimili in modo da far credere che dicessi il vero e che fossi guidato da Dio. E invece era la gloria personale a condurmi. Dopo la confessione arriva la sentenza. Savonarola è eretico, scismatico e viene condannato a morte. All'alba del 23 maggio 1498 lui e i suoi vengono trascinati giù da queste scale e portati verso il patibolo che è stato allestito in Piazza della Signoria. Il quadro di un anonimo contemporaneo ci mostra che oltre al patibolo è stata anche allestita una passerella rialzata in modo che i condannati siano bene in vista quando vanno verso la loro punizione. Qui in Piazza della Signoria i tre frati vengono privati dei loro ordini sacri, spogliati dell'abito domenicano e poi la sentenza viene eseguita in questa sequenza. Prima vengono impiccati i due seguaci di Savonarola, poi per ultimo viene impiccato anche lui, infine viene acceso il rogo. Così arse il rogo, con fracasso di scoppiettii e scintille, e in poche ore bruciarono i corpi, fino a che cascarono le loro gambe e le loro braccia incenerite. Dopo il rogo, i resti di Savonarola e degli altri frati vengono portati qui a Ponte Vecchio e gettati nell'Arno con l'intenzione chiara di cancellarne anche il ricordo. Finisce così in cenere la parabola del predicatore che aveva incantato Firenze. Ma alla fine qual è il giudizio sul suo operato? Chi era veramente Savonarola? A dare una risposta prova uno dei più grandi storici di quel tempo, il fiorentino Francesco Guicciardini. Questa è la mia conclusione, che se lui fu buono, abbiamo veduto a tempi nostri un grande profeta. Se fu cattivo, uno uomo grandissimo, perché se seppe simulare pubblicamente per tanti anni una cosa tanto grande senza essere mai scoperto in una falsità, bisogna convenire che doveva avere una capacità di giudizio, un'intelligenza e un talento profondissimo. Il tempo non ha chiarito tutto, perché ancora oggi si discute su Savonarola. Forse la sua entrata in scena fu una reazione necessaria alle debolezze di Firenze, che lui cercò di risollevare restituendole le libertà repubblicane. Di sicuro però Firenze pagò un prezzo altissimo alla sua intransigenza.